questo mio ultimo libro che si chiama Utopie letali, è un titolo abbastanza spiazzante, nel senso che siamo abituati a pensare l'utopia come un qualcosa di positivo di per sé, mentre invece qui c'è un elemento critico non sull'utopia in generale, ma su quella che è, a mio parere, l'unica grande utopia rimasta in piedi oggi, che è quella del liberismo, cioè dell'autoregolazione del mercato. E in realtà il bersaglio critico non è tanto e solo questo, anzi è soprattutto questo, ma è anche, come dire, sono anche queste utopie collaterali che sono quelle dei nuovi movimenti, che a mio parere, perdendo il riferimento centrale all'alternativa radicale, alla società di mercato, al capitalismo e quindi il punto di vista della lotta di classe, di fatto rientrano ormai nell'ambito della cultura liberale come varianti. Come se ne esce? Domanda da $1 milione. Non lo so, io personalmente come se ne esce? Se ne esce cominciando a rettificare, come dire, il nostro punto di vista nei confronti della società in cui viviamo, e quindi non più in una dimensione di accettazione, sia pure con prospettive di riforma, perché io penso che sia assolutamente irriformabile, ma tornando a riflettere su un'alternativa radicale, globale a questo modo di produzione, a questo modo di vivere, a questa cultura.